che siamo diventati martiri dell'acqua o del referendum. Noi l'abbiamo vinto perché ciascuno di noi, compatibilmente con la sua vita quotidiana, ha capito che poteva fare un passo, soprattutto ha capito che se quel passo non lo faceva lui, nessuno l'avrebbe fatto al suo posto. Capita questa cosa, 27 milioni di donne e di uomini quel giorno sono alzati consapevolmente per dire: basta con la favola del mercato, ciò che ci appartiene deve tornare ad essere nostro. Lì è cominciata la partita, noi siamo immersi dentro questo conflitto, le possibilità di uscire stanno soprattutto sulle nostre spalle, a patto che però noi capiamo che anche questa fase non è solo sulle spalle di chi è più attivo. Io tutte le mattine quando prendo l'autobus, salgo, guardo le persone e dico almeno uno su due ha votato sì. Perché faccio questa cosa? Per abituarmi a guardare le persone non più con la lente precedente, ma con la lente nuova. Perché è sbagliata la mia lente precedente, quella che pensa che abbiamo vinto un referendum di 27 milioni e che adesso però la battaglia è ancora di nuovo dei militanti, degli attivisti, eccetera. Fuori di qui ci stanno 27 milioni di persone che non sono anticapitaliste, che non sono antiliberiste, forse lo sono ma non lo sanno. Però sono 27 milioni di persone che hanno abbandonato la catena culturale che le legava all'idea che il mercato è indiscutibile e oggi sono più curiose di ieri, oggi sono più permeabili di ieri, oggi ascoltano spiegazioni nuove perché hanno capito che quella era una truffa e allora vogliono capire e sono su quelle risorse che noi dobbiamo basare i passaggi successivi. La partita è aperta, ma io credo che noi possiamo vincerla se davvero stiamo dentro un percorso che ragiona sul fatto che non c'è altra possibilità che invertire la rotta su questo modello, che non c'è nessuna possibilità di io speriamo che me la cavo, ma l'unica possibilità è che tutti insieme non ce la caviamo, che tutti insieme ci riappropriamo di ciò che ci appartiene, acqua, beni comuni, finanza, democrazia. Grazie. Lo spread vero è la differenza tra un terremoto e i morti che produce. Il terremoto dell'Emilia in altri paesi non avrebbe prodotto un morto. Il vero spread dell'Italia è che un terremoto che non dovrebbe provocare morti provoca 16 morti. Questo è il vero spread, non quello che ci racconta. A proposito della responsabilità degli enti locali, volevo ricordare che per esempio il Comitato Senese aveva invitato oggi a partecipare tutti gli amministratori del comune e della provincia di Siena, i vari sindaci della provincia di Siena, e vediamo che ce ne sono a bizzeffe oggi pomeriggio, per cui siamo contenti che anche oggi abbiano accettato un confronto democratico in un momento come questo. Vabbè, ora lascio la parola a non so se chi vuole, cioè Fiorenza del Comitato Senese dell'Acqua Bene Comune. Allora, in realtà ecco noi sì, abbiamo mandato un invito a tutti i sindaci e amministratori dei comuni della provincia di Siena. In realtà qualche amministratore è presente, anche qualche consigliere che purtroppo non c'è più. Io faccio parte del comitato Senese Acqua Bene Comune, noi siamo un comitato qui territoriale a Siena, ci ritroviamo tutti i lunedì alla sede dell'Acqua.
portare avanti questa battaglia quotidianamente, quindi il nostro quotidiano, perché appunto il referendum non è stato applicato. Qui in Toscana siamo stati i primi, no, a subire la privatizzazione. Abbiamo una gestione mista dove il 60% è pubblico e il 40% è privato. Quindi ci raccontano che siccome il 60%, quindi la maggioranza, è pubblica, quindi l'acqua a questo punto è pubblica. E invece i soci privati nominano l'amministratore delegato. I soci privati, ovviamente sono sempre i soliti, sono la CEA, Caltagirone, sono la Suez, la multinazionale francese Suez e in piccola parte il Monte dei Paschi. Quindi questi soci privati gestiscono la nostra acqua. Il referendum non è stato applicato nemmeno in Toscana, non è stato avviato un percorso di ritorno a una gestione pubblica, ma anzi, per esempio a Pisa, San Gimignano, Empoli, è stata con i sindaci all'unanimità, hanno votato la proroga di concessione al privato fino al 2026, quindi in barba al referendum, in barba a qualsiasi idea di ripubblicizzazione. La Toscana ha creato un atto unico regionale che centralizza ancora di più la gestione e quindi la allontana ancora di più dai cittadini. Il secondo quesito referendario, quello che ci diceva che bisogna eliminare il profitto, abbiamo detto sull'acqua non si fa profitto, non è stato eliminato. Tutti i sindaci, anche qui quasi ad unanimità in provincia di Siena, solo il comune di Monterotondo, piccolo comune del Grossetano, si è astenuto, hanno votato per mantenere la remunerazione del capitale. Quindi la responsabilità non è del il governo non applica il referendum, ma i nostri sindaci in assemblea hanno approvato quel piano che le SPA gli avevano proposto. Ecco, quindi che cosa possiamo fare? Noi non è che siamo stati con le mani in mano tutti questi mesi, cioè sapevamo che il referendum sarebbe stato un primo passo per iniziare questa battaglia, che poi in realtà nasce non con referendum ma nasce 10 anni fa, insomma. E quindi abbiamo avviato la campagna di obbedienza civile. Obbedienza civile, abbiamo aperto alcuni sportelli in città, tra cui lo sportello alla sede dell'ACLI, alla Lizza, il mercoledì mattina, giorno di mercato. Dove si può andare, appunto, si fa il reclamo e ci si autoriduce la bolletta, cioè noi ci eliminiamo da soli quella parte di profitto che tecnicamente si chiama remunerazione del capitale, che abbiamo eliminato con il referendum e che non è stata ancora eliminata. Abbiamo fatto diverse assemblee pubbliche e abbiamo avviato anche delle iniziative legali, per esempio sul fatto che diciamo, c'è stata la proroga di concessione al privato fino al 2026, il Forum Toscano ha fatto un ricorso al TAR della Toscana. Quindi questi sindaci dovranno rispondere sia ai cittadini, ma dovranno anche rispondere al TAR, quindi a un tribunale. E oltre a questo, ovviamente, ecco, anche la campagna di obbedienza civile, qualcuno di voi qui ha già fatto il reclamo, proprio oggi pomeriggio abbiamo avviato una procedura legale, cioè porteremo 3 o 4 casi dal giudice, casi pilota, dal giudice di pace. Quindi se il giudice di pace ci darà ragione, diciamo anche tutti gli altri ne avranno beneficio. Quindi ecco, no, io qui ho i reclami, quindi se poi qualcuno volesse qualche informazione in più, ecco, siamo a disposizione. E poi un'altra cosa importante è che appunto il 2 giugno saremo a Roma, stiamo facendo un autobus da Siena, quindi io sto raccogliendo i nomi delle persone che vogliono venire da Siena,
pezzo per un contributo di 10 euro, una cosa così. E appunto, quindi appena insomma, venite da me e se volete venire a Roma, ecco, noi andremo, perché appunto secondo me è importantissimo, come diceva Marco, finalmente esserci quotidianamente, far vedere che ci siamo e riappropriarci di quello che è nostro, insomma. Sì, so che ora c'è qualcun altro che vuole intervenire. Io volevo aggiungere solo una cosa, magari rispetto a quello che diceva sulla regionalizzazione dell'auto, che in realtà poi, ricollegandomi anche al discorso che faceva Marco, quello che succede un po' con la gestione dei vari servizi pubblici, noi abbiamo visto come sempre di più avvengono questi processi di accentramento e di regionalizzazione, soprattutto in Toscana, questo l'abbiamo avvertito, penso, in maniera evidente, perché sempre cioè, c'è questo allontanamento dei luoghi decisionali dalle esigenze dei cittadini. Io mi ricordo, per esempio, qualche anno fa la battaglia che conducemmo con quello della nostra associazione contro la regionalizzazione dell'azienda del diritto allo studio. Era un'azienda un tempo locale, solo cittadina, che è stata regionalizzata, e abbiamo poi verificato come tutte le cose che avevamo quasi visto come dei veggenti si sono verificate, cioè tipo l'innalzamento delle tariffe, l'abbassamento della qualità dei servizi, che è poi quello che succede puntualmente quando avviene un distanziamento dei luoghi decisionali, come dicevo, dalla collettività. E questo, per esempio, penso che in Toscana un'altra battaglia importantissima sarà quella per il trasporto pubblico locale. Cioè, penso che tutti sappiano, come quello presente, che c'è la preparazione di un bando, di un appalto, per un'azienda unica regionale che dovrà gestire i servizi del trasporto pubblico in tutta la Toscana. Anche questo comporterà, come al solito, un allontanamento, una privatizzazione del servizio, per cui avremo sicuramente un innalzamento delle tariffe, con una riduzione delle linee disponibili per i cittadini, e quindi anche qui la discussione di un diritto quale quello alla mobilità. Andiamo. Questo è quello che volevo soltanto. Non so chi vuole. Interviene Mario di Linxie. No, io volevo ringraziare innanzitutto Marco per essere venuto oggi qui. Io penso che noi, come rete della conoscenza, quindi come Siena, UDS Siena, abbiamo preparato questa 4 giorni che partiva da un po' lontano, nel senso è partita, Marco, da quando abbiamo invitato Cremaschi, Giorgio, e da lì abbiamo detto proviamo a fare sempre di più una serie di incontri, finisce con Landini, passando per te, toccando il professor Screpanti e il professor Sergio Cesaratto, cioè cerchiamo di parlare a questo paese, a questa città che è una città un po' particolare. Cioè tu oggi hai sottolineato una cosa meravigliosamente importante, cioè di essere in piazza. Cioè noi la piazza non l'abbiamo mai abbandonata in questi anni come associazione, e abbiamo fatto proprio perché questa appunto è una città strana, nel senso vivono una serie di microcosmi che spesso sembra che non si toccano, oppure quando cominciano a toccarsi sembra che divergano, si scontrano, ma non si assimilano mai, che è quella della comunità studentesca e della comunità cittadina. Ed è sempre molto difficile provare a metterla insieme, provare a fare un ragionamento insieme. E oggi ci abbiamo provato e probabilmente appunto da oggi lanciamo il 5 giugno per trattare della questione della crisi in una sede universitaria, quindi tornare a parlare di crisi in modo accademico nelle università, in una facoltà come quella di economia, provare a parlare di diritto allo studio, di accesso ai saperi, insieme a un responsabile per l'osservatorio del diritto allo studio piemontese come Federica Laudisa, e poi concludere con Landini, proprio ricordando di non lasciare la piazza, quindi tornando sempre in una piazza. L'abbiamo voluto fare proprio perché noi coltiviamo questo progetto da ormai un anno, cioè quello di provare a discutere su questo territorio, su come poter costruire un'alternativa. Cioè noi viviamo oggi in questa città una delle crisi più spaventose del sistema politico, perché si è talmente tanto costruito su una serie di rapporti padronali, di gestione del potere, di controllo attraverso attraverso la banca per eccellenza, di una gestione, di un controllo del potere per cui tutto era rivolto a dove mettere determinate persone, in quali luoghi, in quali SPA, in quali consigli di amministrazione. Cioè oggi ci vogliono far credere in questa città
che tutto avviene per colpa di un tradimento. Ed è vero però, cioè il tradimento è quello che ha fatto un'amministrazione democraticamente eletta rispetto ai propri cittadini. Questo è il tradimento reale. Perché quando si va a parlare dei problemi di questa città, si va a parlare dei problemi dei trasporti. E si dice non c'è soluzione. Poi però fanno una navetta per gli studenti dopo che noi abbiamo fatto pressioni. Ci dicono che non ci sono più spazi di cultura. E allora noi abbiamo, lo diciamo perché a noi queste sono forme di lotta che ci piace, abbiamo occupato una sala studio. E guarda caso i soldi sono usciti fuori. Allora abbiamo continuato a spingere, perché poi la questione, parlate dei lavoratori come degli studenti, è tutto strettamente collegato, così connesso in modo quasi perfetto. In questa università, qualche anno fa, per fortuna a me non è capitato a chi mi ha preceduto, quando si usciva dai consigli di amministrazione dell'università, gli si batteva sulla spalla e gli si diceva ci dispiace, oggi siamo l'ultimo dei problemi in questa città, paradossalmente, eravamo al vertice, oggi siamo fuori addirittura dalla classifica, c'è la banca, c'è la fondazione, c'è il comune, non ci siamo più noi. E da una parte dovrebbe farci piacere, dall'altra non ci fa piacere perché evidentemente sono usciti fuori tutta una serie di problemi. Però dovevamo capirlo fin dall'inizio, nel senso quando è cominciata la crisi dell'università, quando è toccato il problema dell'ospedale, fino ad arrivare poi al comune con l'annesso problema della banca. E quindi è tutta una situazione appunto collegata tra diversi aspetti di gestione del potere, che è venuto meno, che è crollato in modo verticale tanto quanto era stato costruito in quello stesso modo verticale. Abbiamo provato a parlare, guardate, perché questo è un altro problema di questa città, annesso proprio dalla questione cittadini, non tanto come studenti, ma proprio come vivono la città, le persone che vivono questa città, il problema degli affitti. Cioè, questa città, ci è stato risposto, fortunatamente non vive il problema del nero, o meglio, lo vive, ma lo vive in minima parte. Per fortuna vive il problema del grigio. Come se fosse una cosa bellissima, cioè ci sono i contratti a grigio, poteva andarti peggio, poteva andarti in nero, e noi invece no. Abbiamo provato a rilanciare su un progetto di social housing, cioè tanti luoghi di questa città non utilizzati potrebbero essere messi a disposizione degli studenti, dei giovani, dei lavoratori a basso costo, facendo camminare anche gli affitti. Ci è stato risposto che il giorno dopo qualcuno sarebbe arrivato con i forconi sotto le case degli amministratori. Cioè non c'è una volontà politica, perché la differenza, e lo ricordavamo rispetto appunto alla questione del terremoto in Emilia, secondo me appunto lo spread non è soltanto appunto la differenza tra quanti morti può causare un terremoto, ma proprio quanto sei schiavo rispetto ad un sistema. Cioè del fatto che noi abbiamo un presidente di banca che ha avuto la fortuna di rifiutare 500.000 euro al mese di stipendio, però ha avuto una buonuscita di 40 milioni, cioè lui ha avuto la possibilità di decidere di non volere 500.000 euro. Questa nostra università è un'università che da quasi 2 anni non dà più ai suoi lavoratori il salario accessorio, che è parte integrante del suo salario, che però non poteva scegliere, cioè gli è stato imposto. Quindi la differenza è tra quanto tu sei fortunatamente libero di poter scegliere di non avere determinati compensi, tra l'altro molto alti, e di quanto tu sia costretto a dover subire dei tagli in nome del risanamento. Ed è la famosa frase di è necessario, non si può fare diversamente, dobbiamo sacrificarci tutti insieme. Né si dovrebbe condurre un'amministrazione pubblica come quella comunale, né tantomeno come quella universitaria. Abbiamo visto che quindi in questi giorni sono uscite un po' tutte le questioni problematiche di questa città. Però noi vogliamo rilanciare ancora una volta i nostri progetti, cioè quello che noi vogliamo. Noi vogliamo un sistema di istruzione che sia realmente pubblico, realmente accessibile, che sia fatto di case dello studente. Anche su questo appunto il gioco di quanto è costretto, di quanto, ti viene, quanto sei libero e quanto ti viene imposto. Cioè per esempio oggi vogliono farci credere che l'equità per esempio sia tassando in modo reddituale l'accesso alla mensa, con la differenza che però chi ha di più può non andarci a mensa, mentre chi ha di meno e vive in residenze fatiscenti, veramente fatiscenti, non è così libero di poter scegliere di non andare a mensa, ma c'è costretto. Questo è il problema che vive nel locale Siena, un po' più in largo la regione Toscana, un po' più in grande l'Italia e poi in generale l'Europa e tutto, diciamo, tutto l'Occidente.
Allora rilanciare sui beni comuni significa sostanzialmente riacquistare quel ruolo di partecipazione primaria sul proprio territorio, cercando di aumentare gli standard di qualità che noi vogliamo e cercando di fare in modo che le amministrazioni che governano questo comune, questa città, comune di nostre residenze, perché non per forza la città di Siena ma anche in provincia, siano estremamente alti rispetto a quegli standard, perché altrimenti noi non li votiamo, non li vogliamo, ma soprattutto vogliamo che ci venga data la possibilità di partecipare alle scelte. E questa è la questione principale, che in questa città per esempio la scelta dei cittadini è sempre stata saturata, cioè non era necessario, si decideva in pochi. Oggi si è visto che così non è. Allora qual è la differenza tra il fatto che scelga un partito e scegli un uomo solo come commissario? Nessuno sostanzialmente in questa città. E questo è il problema reale, solo che però sembra che improvvisamente questa città si sia svegliata un giorno e abbia scoperto che c'è tutto questo, che però non è così, è il famoso questione, la famosa frase del cerchio magico. Il cerchio magico Siena l'ha sempre vissuto, cioè vivevo dentro questo cerchio magico, questa bolla perfetta, poi la bolla è scoppiata e si è trovata improvvisamente bagnata questa città. E appunto invece adesso è il nostro dovere, proprio perché in un momento in cui la democrazia, quindi diciamo il collegamento tra chi governa questo paese e i suoi cittadini è sempre di più viene meno, il ritorno a cercare di fare creare mobilitazione e partecipazione sul territorio è un modo per collegare la partecipazione dei cittadini sui problemi reali, perché probabilmente uno non si accorge di quanto possa essere grave la questione della TAV. Però se poi ti dicono che la linea che porta a Siena, l'unica che passa per Chiusi, viene depotenziata, allora ti accorgi che c'è un problema in questo paese, che non può essere quello di come si arriva a Lione passando per Torino. Cioè a Lione non so cosa ci sono. Soprattutto quando le nostre merci sono chiaramente diminuite. Quindi evidentemente il problema è come arrivare a Siena passando per Chiusi, cercando di non depotenziare quello che è il sistema qualità dei treni, ma magari migliorandolo. E questa è una delle prime questioni. Un'altra battaglia che noi dobbiamo fare è volere appunto nelle università che venga rispettata appunto l'idea che l'acqua è un bene comune e quindi poter accedere attraverso i distributori all'acqua, che è già un progetto iniziato in tante università e che a Siena stenta ancora a partire, salvo che noi abbiamo proposto che lo stesso ente pubblico come l'università partecipa all'autoriduzione. Allora hanno detto no, non portiamola questa avanti, vi mettiamo il distributore, come se fosse stato un out all'improvviso. Allora no, adesso noi vogliamo la riduzione, ce lo siamo imposti. Vogliamo che appunto si provi a pensare ad un soggetto, a un programma di social housing, vogliamo che si provi a dare delle risposte politiche a questo territorio che fino a ieri non sono state date. Come soggetto di informazione, come rete della conoscenza, noi questo lo vogliamo fare con questo percorso che non si conclude appunto con Landini, ma proverà a proseguire con una battaglia. Accesso ai musei, accesso alla possibilità di entrare nelle biblioteche, accesso ai luoghi di spazi di confronto critico che siano reali in un paese che ormai è diventato una città che è diventata asettica, critica, in cui è impossibile incidere. O almeno così pensavano, invece oggi se siamo comunque qui vuol dire che un po' incidere possiamo farlo. Per questo io vi ringrazio proprio per averci dato un segnale importante anche su quello che è veramente beni comuni, che significa partecipazione, cercare di, noi l'abbiamo messo in uno slogan sulla questione della PIOM, cercare appunto di uscire fuori, di rompere queste catene, proprio perché oggi noi siamo l'anello più debole in questa società, ma appunto l'anello più debole è quello che spezza le catene, è quello che noi vogliamo continuare a fare. Grazie. Io sono del comitato contro l'ampliamento di Ampugnano, forse non so se Pezzani conosce tutta la storia, praticamente volevano questi mascalzoni, perché sono i mascalzoni, possono pensare a questo, fare un aeroporto da 4 milioni e mezzo di passeggeri in uno dei 20 siti europei, sito di importanza comunitaria per la biodiversità. Il tutto per dare, diciamo, cibo a appetiti di cementificazione. Grossa battaglia, 3 anni di battaglie che ancora non sono finite, siamo andati sui giornali nazionali, sulle tv nazionali,
per la prima volta abbiamo portato migliaia di cittadini in piazza contro questo sistema, che per loro è stato uno shock, e ad oggi siamo a 16 richieste di rinvio a giudizio, perché in questo paese purtroppo, e lo dico purtroppo perché io non sono fuccaiola, purtroppo l'unico metodo è quello della magistratura o dei giudici di pace, perché, e lo dico con rammarico, perché non mi piace, io vorrei che le persone ragionassero, ci si confrontassero e ognuno portasse le proprie opinioni e poi si riuscisse a trovare delle soluzioni comuni. Comunque volevo dire questo, la partecipazione è una cosa che non è solo un diritto, io credo che sia un dovere, partecipare è un dovere, perché noi abbiamo delle grosse responsabilità, anche noi singoli cittadini, del nostro futuro per noi e per le generazioni che verranno, e dobbiamo vigilare e essere sempre, sempre presenti. Con questa storia dell'aeroporto noi abbiamo cominciato a scoperchiare, perché tante cose sono venute fuori dopo questo, perché tanti cittadini hanno avuto proprio un moto di rabbia su questa storia. Perché poi, vedi, oltre a fare le famose partecipate, che già è discutibile, è chi ci mettono a gestire queste partecipate, gente incompetente, che ha tanti di quegli incarichi che io mi domando, se dovessero stare in tutte le partecipate, che ne so, almeno 3 ore a settimana, riceverebbero delle settimane di 350 giorni, perché non è possibile, cioè è umanamente impossibile. Se io ho 10 aziende, sono presidente di 10 aziende, direttore di questo, come faccio? Sono tutti superman, io non lo so, evidentemente è un problema mio che non saprei fare questo. Quindi rinnovo l'invito veramente alla partecipazione vissuta anche come un dovere, perché è fondamentale per tutti noi. Grazie. Diceva Gabber, più che un dovere, libertà è partecipazione, no? Cioè nel senso che partecipare ci rende liberi, perché ci rende liberi di decidere sulle scelte e su quello che poi succede domani nelle nostre città. Comunque io chiuderei a questo, se non ci sono altri interventi, chiuderei il... Ah, Leonardo. Volevo ringraziare tutti quelli che sono venuti a impegnare un po' del proprio tempo a questa manifestazione, perché la politica secondo me è il bene comune più importante di tutti, ed è il bene che, se non è pubblico, gestibile, affrontabile da tutti quanti, se è quella cosa che deve essere rinchiusa dentro i palazzi, se viene privatizzata dentro le SPA, è quella cosa che poi ci fa perdere il controllo su tutti quanti gli altri beni comuni. Volevo dire che appunto quello che abbiamo fatto qui oggi secondo me è un esempio di buona politica, che è l'unico vero antidoto all'antipolitica che determinati soggetti politici, determinati partiti, determinati personaggi hanno portato avanti da tanto tempo, perché io ritengo che sia molto più antipolitico un politico che prende una mazzetta
o che si comporta in maniera non trasparente, piuttosto che la persona che lo insulta anche pubblicamente. E volevo ringraziare anche l'appuntato delle forze dell'ordine che ha seguito questo discorso dal primo all'ultimo momento, perché anche lui si chiede che cosa sta succedendo in questo momento, come mai lo Stato mi chiede sempre di più di fare da scudo tra lo Stato e le esigenze sociali dei cittadini. Oggi vediamo con i movimenti della Val di Susa, ma con tanti altri movimenti, che lo Stato sta utilizzando queste persone che dovrebbero essere impiegate in altro modo per fare della repressione del dissenso, e anche lui si sta chiedendo in questo momento perché avvengono queste cose. E quindi volevo ringraziare tutti quanti e ho finito le cose che devo dire.